Buonasera. Buonasera signore e signori e benvenuti allo spettacolo conclusivo dei percorsi teatrali dell'Associazione I Ragazzi di San Rocco. Ora io vi spiego un attimo come si svolgerà la serata. Avremo all'inizio lo spettacolo del percorso dei più piccoli che porteranno il treno dei diritti. Si concluderà il percorso con un video realizzato delle attività che abbiamo fatto durante il corso e un saluto dei ragazzi. Successivamente ci sarà l'esibizione del corso Teenager che porta il ciarlatano, anche qui poi ci saranno i saluti. Alla fine di entrambi i video ci sarà verranno chiamati un bambino alla volta per poter prendere l'attestato di partecipazione al nostro laboratorio che abbiamo fatto in quest'anno e sarà dato un piccolo dono ai ragazzi. Ora, prima di iniziare, colgo l'occasione della presenza del sindaco e del delegato allo spettacolo perché salgano sul palco per fare un saluto. Un applauso. Buonasera, il saluto mio, vabbè, poi ci sarà il sindaco che farà il suo. Io pensavo prima, mentre tu inserivi, parlavi di questa serata, che in questi anni credo che le amministrazioni che si sono succedute hanno, come dire, insieme a voi, voi insieme a noi, investito bene in quello che è l'aspetto artistico teatrale, perché la settimana scorsa sono capitato in un altro luogo, proprio in una campagna qui vicino dove facevano, dove fanno ancora un'iniziativa, una rassegna, il Gerione, dove molti ragazzi di Sala Gonzelina e quelli dei ragazzi di San Rocco e di un altro laboratorio, di un'altra realtà teatrale di Sala Gonzelina partecipavano a questa rassegna. Quindi credo che in tutti questi anni gli investimenti fatti dei ragazzi, soprattutto dei ragazzi di San Rocco, ma anche se vogliamo in parte dalle amministrazioni che si sono succedute in questo anno, sono andate a buon fine grazie alle esibizioni di queste serate. Concludo augurandovi buona serata, complimenti ai genitori che hanno, come dire, indirizzato anche i loro figli verso questa attività, questa cultura teatrale, e buona serata. Al sindaco. Allora, sicuramente noi avremmo fatto a meno di salire qua sopra, fermo restante che poi quando Gio si è chiamato noi non abbiamo potuto che fare nient'altro che dire obbedire. E obbedire nei confronti di questi ragazzini che stanno dietro le quinte, che sono in piena tensione, stanno aspettando di salire sul palcoscenico per venire a portare uno spettacolo che sicuramente è bello, perché mio figlio che è venuto a vederlo stamattina già me ne ha fatto una testa tante, che ha detto: papà, come sono stati bravi, come sono stati bravi. Quindi era doveroso la nostra presenza per complimentarci con i vostri artisti e per complimentarci e per ringraziare i ragazzi di San Rocco per quello che fanno per l'arte e per quello che fanno per Sala Gonzelina. Grazie, grazie. E allora adesso andiamo nel vivo della serata, quindi vi lascio e ci vediamo dopo. Buon spettacolo.